Torna ad Orlando in Florida il PGA Show organizzato da Reed Exhibitions in collaborazione con il PGA of America. L'evento, il più importante dell'anno, coinvolge migliaia di uomini e donne impegnati nel business del golf. Dal 24 al 27 gennaio, nello spazio espositivo dell'Orange County Convention di Orlando, centinaia di stand sono la porta aperta sul mondo golfistico verso il futuro del gioco. L'appuntamento floridiano rappresenta per il business del settore un momento importante, qui che i professionisti dell'associazione e i leader del settore, che insieme formano una comunità internazionale dinamica, fanno rete per testare i prodotti, i programmi e le idee più recenti per ispirare l'innovazione, creare soluzioni e costruire business e passione per il gioco. Tra le centinaia di aziende e club provenienti da ogni parte del mondo, non poteva mancare l'Italia. È un'occasione golfistica di altissimo livello, lo è sempre stato perché negli anni il PGA Show ha rappresentato un punto di riferimento per tutti coloro che volevano fare business nel mondo del golf. È un'occasione per l'Italia per potersi presentare in un consesso abbastanza importante, o forse il più importante direi, negli Stati Uniti per quanto riguarda il mercato golfistico. E quindi abbiamo sfruttato l'occasione per poter essere qua anche noi in un anno molto importante come quello del 2023 per noi, per il fatto che ospiteremo a Roma la Ryder Cup, ed è la terza volta praticamente che la Ryder Cup entra nel circuito continentale fuori dai paesi anglosassoni. Quindi questo ha il significato, diciamo, di una grande, grande opportunità. L'Italia quindi in primo piano al PGA Show di Orlando per la Ryder Cup. Sono attesi oltre 300.000 visitatori, una manifestazione unica nel suo genere, ospitata per la prima volta dal nostro paese. Lo stand della Regione Lazio è indubbiamente la più coinvolta nell'organizzazione della Ryder Cup e particolarmente affollato da visitatori internazionali per informazioni e dettagli sull'appuntamento golfistico mondiale di settembre. La macchina dell'organizzazione nel bel paese è già in moto e la Regione Lazio sta lavorando alacremente anche in collaborazione con privati per offrire ai visitatori un'offerta turistica completa. Ed è da qui che nasce la costituzione del Lazio Golf District. Tutti i golf club sono in fermento e anche tutto il settore turistico ricettivo si sta preparando per questo evento mondiale. Abbiamo già un tutto esaurito. Lazio Golf District è una combinazione tra il settore privato e il settore pubblico. Vogliamo fortemente rappresentare la Regione Lazio e tutto quello che la Regione offre in questo contesto della Ryder Cup. Per cui abbiamo messo insieme enti locali che rappresentano la ricchezza che la regione offre, nel senso enogastronomico, storico, culturale, per cui al di là del golf e al di là dell'offerta turistica che rappresentiamo per quanto riguarda i golfisti, vogliamo far conoscere il prodotto Lazio e la ricchezza che la regione ha. Al PGA Show torna quest'anno la New Product Zone Inventor Spotlight, un'area espositiva dove le novità entusiasmano i visitatori. E se parliamo di invenzioni innovative e tecnologie, andiamo a cercare i simboli del nostro paese ed è qui che incontriamo Fabrizio Giusto. Vi presento questo strumento particolare, lo si può vedere dalla forma, si chiama Tetragram P Putter perché la sua forma è a forma di P. È l'unico putter sbilanciato, volutamente sbilanciato, perché la forza che si oppone per metterlo perpendicolare è la forza necessaria a tenerlo verso l'obiettivo che sarebbe la buca. È un ibrido perché potete vedere che ha una parte mallet e una. Una 4 giorni per vedere centinaia di marchi con mostre interattive che presentano gli ultimi prodotti in abbigliamento e accessori, tecnologia, attrezzature, strumenti e sistemi per la formazione, viaggi e tutto quanto è declinabile nell'ambito golfistico.